Sacco. Laura Saccomani, la ricezione di Petruskait e taglia per la pipe di Jalin. A segno la brasiliana. Traiettoria a disposizione, vedete, con il muro a uno tira dritto per dritto. Attenzione, ma l'attenzione della Petruskait la stampa. Ricezione sbagliata di Pesaro, però non riesce a mettere la palla a terra. Urbino dalla panchina, Salvagni chiede i quattro tocchi, non vengono concessi. Jalin tenuta da Saccomani e poi alla fine il tocco vincente di chiede i quattro tocchi, non vengono concessi. Molini che ora ha servito con la regista. Ferretti, la ricezione di Petruskait, poi Dalia per l'attacco di Jalin sulle mani del muro avversario. Il punto è muro, bisogna mettere le mani dall'altra parte, convinte di fare male. Era servito sul più 10, 10 set ball, 24-14, riceve comunque senza problemi Pesaro, ma Saccomani si stampa contro il muro. Anche il secondo set va lasciato Dax, 27-25, 25-14, i due parziali. Un set proprio devastante. Shot Dax al servizio. Petruskait. Sì. Palla tesa ricevuta comunque bene. Ancora Saccomani in banda. E ancora il muro. Ante dato ovviamente dalla Scozia questo muro, perché era talmente bello, fantastico, messo bene. Vita tempo. Ancora Martina Guizzi sul libero avversario. Poi di nuovo il tentativo d'attacco di Jalin. Vincente la diagonale lunga della brasiliana. Eh sì, deve essere comunque diverso il muro quando sei a posto da solo davanti alla schiacciatrice. Bisogna cercare di trovare una traiettoria e di prenderla cercando proprio l'invadenza, mettere le mani dall'altra parte. 5. Riceve perfetto Urbino, poi c'è la pipe vincente di Jalin. Il muro sporco di Pesaro, poi pallone che finisce a terra. Sì, intanto vediamo come verrà utilizzata ora l'Olivotto, che è entrata un po' spesata. Subito c'è un cambio, metteremo probabilmente l'Olivotto in primo tempo e la Guizzi alla mano, esattamente così. Olivotto ha murato il suo primo tempo, poi l'attacco è di Guizzi. Parte da Shatudax. Petruskait sulla situazione di parità 7-7, ricezione perfetta di De Gennaro, il primo tempo di Olivotto Murata, ancora questa soluzione per Pesaro, difesa con qualche problema in più per Urbino che comunque può giocare questo attacco con Di Giulio, difende bene Pesaro, la pipe di Senna Usic, il libero, Daglia che deve difendere, Garzaro che alza per Jalin, mette il pallone a terra, il servizio della Olivotto, poi Daglia per Jalin, vincente. La diagonale lunga della Brasiliana. Parte da Shatudax, sono impressionanti le loro percentuali e la determinazione per mettere giù i palloni. Sempre comunque, attenzione ora per il pallonetto. Usic che riceve con qualche problema sul servizio di Daglia, l'attacco di Guizzi Murato. La palla è dentro. Sì. Fugge ancora Urbino. Quella situazione è l'unica che può prendere questa copertura è o la scassatrice oppure... 14esimo punto per la Scavolini. 14-18, Senna Usic su Petruskait, ricezione perfetta, ancora Jalin in attacco, difende.